siamo nella situazione dei suoli dove siamo intorno all'intervallo dell'atmosfera, qui abbiamo addirittura meno 500 atmosfere, addirittura dice meno 500 atmosfere. La pressione fa l'energia relativa alla nell'atmosfera di fuori dell'atmosfera. Mentre, come vedete, da meno 15 a meno 30 bar, che corrisponde più o meno da meno 15 a meno 30 megapascal, che è esattamente quello che avevamo visto precedentemente in questa tabella qua, se poi lo potete vedere. Quindi le cose abbastanza coincidono. E quindi questa è la situazione, ma effettivamente l'acqua dalle radici alle foglie, qual è la legge che descriverà il mondo? Beh, non possiamo che dire che la legge che descrive il mondo deve essere una legge tipo Darcy, in cui abbiamo una conducibilità idraulica nei vari tratti della pianta e poi un gradiente che dipende dalla quota Z, dalla suzione delle porte capillari, diciamo, generale, ed eventualmente dalle parti osmotiche che sono complesse. Terzium non datum, nel senso che il moto è sicuramente di natura, non è moto turbolento, è moto laminare, e quindi il tipo di resistenza deve essere per forza di questa forma qua, e il flusso deve essere per forza di questo tipo. Però rispetto ai suoli, la pianta si comporta più come un insieme di condotte che hanno diametri diversi man mano che si va dalle radici alle foglie, e quindi quello che cambia poi la caratterizzazione di questa legge, in cui a questo elemento di conducibilità idraulica dobbiamo dare dei valori diversi. Allora c'è chi lo fa e lo misura, e come vedete qui sono riportati vari valori. Adesso l'unità di misura non so esattamente quale sia in questo momento. Comunque cambia di un fattore 5 man mano che si va dal tronco principale ai tronchi secondari. Poi naturalmente all'interno delle foglie questo diminuisce ancora di più. E il fatto che siano necessarie queste misure, che di solito vengono fatte facendo le vere e proprie misure di flusso all'interno della pianta, per esempio immettendo dell'acqua calda, per esempio dentro, che si riesce a seguire in parte, o altre cose di questo tipo con particolari tipi di sensori, e si riescono a fare su anche dalle foglie, però naturalmente è una misura relativamente delicata. L'altra cosa che vi ho già mostrato è che appunto l'apparato radicale comunque rimane sotto, ma ha un elemento importante, perché lo sviluppo dell'apparato radicale, la forma dell'apparato radicale, hanno a che fare con la quantità di acqua che questo riesce ad accedere. Per esempio una pianta che ha un apparato radicale di questo tipo, un arbusto è molto più superficiale. Abbiamo tuttavia spesso un'idea anche errata delle apparati radicali delle piante, perché ci sono tante piante che hanno dei fusti relativamente anche imponenti, però poi l'apparato radicale, per esempio, è tutto sviluppato in superficie o relativamente vicino alla superficie, quindi non sono così profonde come magari ci si potrebbe immaginare. E ci sono ovviamente studi che riportano sempre di più la profondità degli apparati radicali, proprio per capire come fare queste cose. Da un punto di vista ideale, voi perché vi serve questo dato? Supponete ad esempio di avere il vostro soluttore delle equazioni di Richards, no? Sulle quali questo venerdì e anche venerdì prossimo metterete un po' le mani per capire un po'. Vedrete un po' le mani? Non pretendo che facciate un'esercitazione vera e propria su Richards, ma pretendo che capiate alcune situazioni che si vengono a creare e le facciate e siate in grado di farle girare, no? E, per esempio, l'equazione di Richards consentirebbe di avere un sink, cioè di tirare via dell'acqua da un certo layer o da un certo gruppo di layer. E allora voi, se sapete la profondità della parte radicale, magari cominciate a mettere che in
quella parte dell'apparato radicale può avvenire l'assunzione, può avvenire una estrazione di acqua. Come può avvenire? Dopo lì la regola con cui la fate avvenire naturalmente è un po' sta nell'accoppiamento del flusso nel suolo con il flusso nella pianta, e qua bisogna un po' inventarsi di come avviene, ma non dico inventarsi perché dovete inventarvelo voi. Ci sono inventa anche a chi in questo momento sta facendo studi di questo tipo, cioè prova delle leggi empiriche sperando che funzionino bene e poi confrontandole con quelle misure che si possono fare. Cosa succede nel corso del tempo alla destinazione? Siccome gli stomi hanno un ruolo attivo in tutto questo, succede che per esempio durante la giornata, mentre noi abbiamo la radiazione che ha questo tipo di andamento sinusoidale durante la giornata in un certo posto d'estate, per esempio, e in funzione delle variabili che abbiamo visto, cioè contenuto di acqua, temperatura, radiazione e umidità dell'aria, gli stomi possono aprire e chiudersi. Quindi per esempio qui abbiamo un andamento della traspirazione della pianta che segue esattamente la forzante, e dice: ma un momento, dopo mi direte voi, ma come qui segue la radiazione? Non c'è nessuna equazione di quelle che abbiamo scritto finora dove la radiazione è comparita, e questo è un mistero che svegliamo tra poco. La radiazione, evidentemente, dal punto di vista dell'equazione di prima, la radiazione è surrogata da qualcun'altra delle variabili che compare in quel, oppure non è surrogata affatto, però ne dobbiamo tener conto lo stesso. Quindi questa è la traspirazione durante una giornata, segue il ritmo della radiazione. In questo caso però la pianta evidentemente si trova in uno stato, per esempio, di stress idrico, per cui quando la radiazione comincia a essere più grande del dovuto, gli stomi hanno una reazione di qualche tipo in cui si inturgidiscono, vengono chiusi, e la traspirazione e quindi anche l'attività fotosintetica viene diminuita, per poi riprendere nel pomeriggio quando la radiazione diminuisce. Qui vedete la situazione diventa sempre più grave finché qui siamo in uno stato comatoso della pianta, in cui la pianta non riesce più a tenere gli stomi aperti, probabilmente perché non c'è abbastanza acqua nel suolo. Quindi da questo grafico possiamo dire che ci sono tanti fattori limitanti nell'evaporazione, e qui improvvisamente ne compaiono due di che forse non ci aspettavamo prima. Uno è la radiazione e l'altro è il contenuto d'acqua del suolo, di cui abbiamo già parlato, ma che è estremamente rilevante nelle condizioni estreme. In idrologia, quando non si parla quasi mai di evaporazione e di traspirazione, ma si parla quasi sempre di evapotraspirazione, perché se da un punto di vista concettuale i fenomeni sono molto differenziati, evaporazione delle superfici liquide, evaporazione dei suoli, traspirazione dalle piante, dal punto di vista pratico noi dobbiamo osservare un pezzo di terreno, un pixel del nostro sistema. In quel pixel c'è suolo, cioè erbe per esempio, e ci sono piante. Noi siamo anche in grado, abbiamo degli strumenti per misurare il contenuto di vapore nell'aria, e quella fluttuazione V' che entrava nelle lezioni scorse, che rappresenta il trasporto di vapore, quelle sì siamo in grado di misurarle magari con una certa precisione, anche con strumenti moderni. Però sapere se quella molecola è venuta da un filo d'erba, da una pianta o dal suolo, questo non lo sappiamo ben fare. Quindi separare le due o le tre componenti è estremamente difficile. D'altra parte, noi, essendo un po' miopi, se guardiamo dal punto di vista dell'equazione di
situazione che è un pressappoco sempre la stessa nelle diverse situazioni. E quindi questo ci induce anche a pensare che noi possiamo trattare tutto il problema in modo simile. Per adesso poi non è proprio, non è difficile, anche perché qui vedete una mappa in cui qui c'è un fondo valle più verde e qui c'è poi man mano si sale in questa direzione. Fondo valle più bagnato perché per la conformazione topografica che accumula l'acqua verso il basso e le zone concave, e più secco delle parti alte. Quindi le piante che di un ecosistema che vivono qui si trovano in punti diversi e hanno un accesso diverso alle risorse e quindi traspirano in modo diverso. E noi non siamo esattamente in grado di capire come traspirano in modo diverso. Quindi quando noi ci spostiamo dagli elementi così concettuali agli elementi pratici, abbiamo a che fare con tanta variabilità, sia nelle specie, nella specie di piante, sia nei tipi di piante, sia nel sistema anche dell'ecosistema di piante che si vengono a formare, se ho alberi singoli, alberi arbusti, alberi erba, quali tipi di alberi, per cui facciamo molta fatica ad andare a valutare in pratica qual è la trasformazione separata. E questi sono tutti vari indicazioni, per esempio qui abbiamo sull'area index, che è una cosa che possiamo misurare, abbiamo il rapporto tra T e T, dove Kelly Keylor, che è un collega che adesso mi ricordo più dove, che è a Princeton, adesso deve essere a Santa Barbara, è uno, e lui ha misurato il rapporto, come dice la separazione, il rapporto tra traspirazione ed evapotraspirazione. In alcuni casi la traspirazione è tutta l'evaporazione che abbiamo, ma in altri casi solo la traspirazione è solo lo 0,2. Quindi la partizione tra traspirazione ed evaporazione, pur essendo uno dei problemi più importanti che abbiamo, perché ovviamente da capire e separare la traspirazione è legato a capire come funziona il ciclo del carbonio. Se poi lo trasportiamo il concetto in agricoltura, significa capire quando dobbiamo irrigare, come dobbiamo irrigare e perché dobbiamo irrigare, quindi legato a quello che si chiama Nexus, Food, Water, Food, Energy Nexus, cioè il legame che c'è tra l'acqua e l'energia e la produzione di cibo. E certamente si osservano dei trend, perché per esempio questa è la quantità di trasporazione e questa di evaporazione in diversi ambienti. Questi ambienti sono ambienti africani, dove Kelly e altri hanno fatto esperimenti, hanno in corso esperimenti. Questi ambienti africani sono particolarmente interessanti perché sono savane, cioè non sono ambienti in cui è l'acqua che comunque domina la separazione tra traspirazione ed evaporazione, non è per esempio la mancanza di nutrienti. E quindi, vedete, dal secco, man mano che si diventa più bagnato, la traspirazione tende ad aumentare, quindi noi potremmo anche tentare magari di costruire delle certe leggi empiriche, quindi separazione della quantità. In un ambiente bagnato la traspirazione è quasi il totale dell'evaporazione, in un ambiente secco è viceversa, cosa anche abbastanza ovvia da un punto di vista così qualitativo discorsivo, però le cose ovvie sono ovvie dopo che se le dette certe volte, no? Esatto. E adesso esistono un grande sviluppo di queste tecniche di misura, per esempio anche tecniche di misura di isotopi, si mettono dentro, si fanno bere alle piante delle sostanze con isotopi radioattivi, oppure anche semplicemente degli isotopi diversi, qui si va a misurare la concentrazione in emissione in emissione e poi si tenta di valutare queste questioni.
farlo il modello più semplice possibile, no? Di traspirazione di una pianta, che come cosa potremmo prendere? Beh, assodato il fatto che esistono abbastanza nutrienti, in particolare azoto e fosforo, ma poi anche altri metalli inferiori nella produzione della pianta, certamente la quantità di acqua è un fattore riduttivo. E anche qui, come avevamo già fatto prima, possiamo pensare che la riduzione con il contenuto d'acqua nel suolo, che noi appunto monitoriamo con l'equazione di Richards, possiamo tagliare la traspirazione con un andamento lineare tra il wilting point e un certo fattore critico che qualche volta possiamo farvi anche tirare, essendo piuttosto ignoranti, possiamo tirare in questo modo o addirittura in questo modo qua. Perché sì, da qui a qui facciamo degli errori, ma non così tanti, dipende poi della conoscenza dei fattori. Già conoscere il contenuto d'acqua del suolo non è proprio banalissimo per sé. Mentre la curva rossa qui è una curva misurata appunto in un caso specifico. Il fattore di riduzione con il teta è dato qui da questa espressione che vedete, che è appunto la retta che ho rappresentato. Dovrebbe l'AIE, che ho già parlato prima, può essere misurato da satellite, e questo lo rende importante. Da farlo semplificato, comunque, apporre davanti al PET, cioè Potential Evapotranspiration, che dipende solo